Benvenuti ragazzi in questo nuovo video su Pispiu. Dunque, come anche questa volta avrete letto dal titolo, oggi parleremo di intimo. Non intimo in generale, ma dell'intimo maschile. Per il maschio alfa, per l'uomo che non deve chiedere mai. Ah no, scherzavo, questo è un altro tipo di video. Allora, iniziamo subito con l'intimo maschile più strano, particolare, trash, tutto quello che volete. Insomma, abbiamo raccattato un po' di mutande maschili. Un po' così, così in vari modi, ok? Allora, queste simpaticissime mutande, allora, questo non capisco che cavolo di animale sia, cos'è? Tipo, sembra che abbia le orecchie da topo, vabbè. Questa sembrerebbe una giraffa, e questa è la proboscide, tra l'altro perché è così lunga, chi lo sa, tutte con gli occhietti simpaticissimi, vabbè, queste, poi questi quasi sempre sono per i zoomi, guardate, vedete qui? Regalo perfetto per l'amico gay, fantastico, fantastico, siete adorabili. Questa niente, è semplicemente una cosa simpatica, niente di porno, quello arriverà dopo, perché ha una cintura disegnata, un boxer normale con una cintura disegnata, disegnata anche appunto la cerniera proprio lì, in vari colori. Insomma, un po' per tutti i gusti. A proposito di tutti i gusti, abbiamo queste culotte, due diverse, queste culotte maschili. Perché? Cioè, perché? Allora, questa ha tutto i fronzoli qua, viola, rosa, questa è nera. E qua, questa è una mutanda trasparente, e quindi... poteva essere comunque una mutanda maschile, trasparente, cavolo, ne so. Però qui c'è il tutù, so, tipo un tutù sopra, ma perché? Anche con un fiocchetto qua, guardate questo, rosa, che questa è molto carina. Ovviamente avrete notato lo smile, perché questa trasparenza che voi vedete qui, c'era anche qui. Ed essendo la mutanda indossata, viene da sé che si vedeva l'universo mondo. Ah, ecco, questa invece è per coloro che non si vogliono mai staccare dal proprio smartphone, abbiamo il boxer da uomo con la tasca per metterci dentro il telefono. Cioè, ora, già viviamo 24 ore su 24 attaccati a questi cavolo di telefoni, ora farò una campagna contro le radiazioni dei telefoni. No, però non credo faccia bene metterselo proprio lì sul pene, cioè dai. Li eviterei. Questa molto carina, completamente scoperta nel deretano, e anche qui ho dovuto mettere l'emoticon perché YouTube sta segnalando l'impossibile, cioè qua ok, l'altro si vedeva, ripeto, l'universo mondo. Qui però sarebbe stato un culetto, ma non si sa mai. Ah, guardate, anche con il tatuaggio da troietta. E qua davanti non capisco se tipo sia una cerniera o no. Boh. Anche questo in vari colori, la potete scegliere. Ah, dopo la casa, la macchina e gli assorbenti di Hello Kitty, sono arrivati anche i boxer da uomo. Cioè, sono terribili. Allora, io odio Hello Kitty con tutto il mio cuore, è carina la storia che c'è dietro, se è vera, vabbè, non parliamo di Hello Kitty, però dai, sono veramente terribili in tutti i sensi. Allora, questa mutanda non è niente di, diciamo, eccessivo, a parte che non capisco se questi siano delfini, qua tipo c'è una pinna, sembrerebbe una pinna, però forse è solo la stampa mimetica, però con colori, cioè, non con i colori classici. Quindi, stavo dicendo, mi perdo nel mentre. No, non è una mutanda eccessiva o strana, però ha una... Cioè, perché qua è così sgambata? Non capisco. Non capisco la comodità. Fate voi. Questa è fantastica. Questa è una delle migliori, secondo me. Perché a primo impatto può sembrare tenero, perché guardate che qua ha le zampette disegnate,
gli occhietti dolci, occhi carini e le orecchiette in 3D. L'elefante non ha la proboscide, perché la proboscide la mette il vostro lui. Fantastico, perché vedete che qui cioè, il tessuto qua è aperto, capito? Quindi lui infila la proboscide. Fantastico. Questo è molto simpatico, devo dire. Sono proprio emozionata quando l'ho visto. Questo perché? Cioè, perché un uomo dovrebbe indossare il reggiseno? Non so se sia qualche campagna particolare, non ne ho idea. Cioè, particolare nel senso specifica, non ne ho idea. Però, vedete, c'è queste mutande, ragazzi, stanno meglio alle donne, almeno fatele mettere su un, cioè, fatele indossare da un uomo che ha un bel culo. Cioè, così non si può vedere. Andiamo avanti. Questa, ecco, qua inizia il porno, più porno. Anche qui ho dovuto coprire per lo stesso motivo. Niente, qua abbiamo una mutanda, se si può chiamare tale. Dai, sono tipo tre strisce cioè tre strisce messe insieme. Poi, scusate, perché? Ah, qua come al solito ho coperto, perché allora non potevo fare lo smile perché sarebbe uscito troppo schiacciato, peccato. Perché dietro aperto e davanti è coperto? Cioè, sì, ok, però si riceve e si dà. Che porno, questo video è troppo porno. Ah, no, vabbè, lo dirò alla fine. Questo, vabbè, tutto un insieme di mutande, penso sia una foto fatta in un sexy shop, una roba del genere. Perché allora, qua abbiamo gli animali, ok, non capisco, cavolo, gli animali siano come prima, questo è sicuramente un perizoma, ma forse sono tutti perizomi in realtà. Questo, che cazzo è sto pelo arcobaleno, tantissimo, fastidiosissimo, sarà sulle gambe, comunque. Questo in realtà non sembra niente di eccessivo, stravagante, particolare. Questo che ansia, questo mi mette ansia. E niente, questo è un po' più aggressivo. E niente, poi andiamo avanti. Questo, a parte che no, cioè, no, dai, non ci sta, ok? Non ci sta. Poi tipo sembra fluo, perché? Così al buio lo trovi subito. Vabbè, ah, ecco qua. Allora. Per mettersi queste, cioè qualsiasi giochetto erotico voi vogliate fare, per mettersi queste, tanto vale non mettersele perché comunque, cioè, esce tutto quello che può uscire comunque. No, non lo so. Così, per dare un tocco di colore alla pelle, non capisco il senso. Ah, queste stavano girando moltissimo, mi ricordo se l'anno scorso. O quando, comunque questo costume maschile molto, con il modello molto prestante, non so se notate. Che cavolo è, cioè, terribile. A parte che se dovessi vedermi davanti a una cosa del genere non saprei neanche da dove me, cioè da come indossarlo. Cioè, sembrerebbe uno straccio per pulire il parabrezza della macchina. Boh, terribile, è bruttissimo. È bruttissimo. Questa allo stesso è una mutanda da donna, dai. Si può dire niente, cioè, con tutto il tutù, il tulle, il pizzo. Abbiamo il bianco per quelli un po' più candidi, il rosso per Capodanno e il nero per andare sempre sul classico. Ma perché? Non lo so. Ah, ecco, questa dovrebbe essere una delle ultime. C'era anche prima una roba del genere, mi pare. No, aspetta, però lo cerco. No, l'ho trovata e poi non l'ho più messa. No. Mi sembrava di averla già vista una cosa del genere. A parte che sembra tipo di lanina questa cosa, cioè di lana. Però no, forse non lo è, forse è solo la trama. E niente, copre proprio l'indispensabile. Secondo me non serve a niente sta mutanda, perché, cioè, boh, non lo so. Ripeto, non posso dare grandi, grandi giudizi sul comfort di questi slip, boxer, perizomi e cose varie. Comunque, prima stavo dicendo una cosa, e ovviamente non me la ricordo più. Molto bene, tutto molto professional.
Quindi, ragazzi, divertitevi con questi super slip, con queste super mutande. Niente, continuate a seguirci, dateci dei consigli per i nuovi video e niente. Ciao a tutti, ragazzi. Se il video vi è piaciuto, lasciateci un like e iscrivetevi al canale e se vi va, dateci dei suggerimenti per i prossimi video.